Ciao a tutti, oggi vado a recensire questo quadricottero chiamato Tarantula Spider, disponibile su www.gearbest.com. Il quadricottero in questione assomiglia molto all'Oxyan Tarantula X6, ma ha comunque delle sue caratteristiche che andremo ad analizzare. All'interno della confezione troviamo appunto il quadricottero, la radio, quattro paraeliche, i piedini che fungono da carrello, il manuale di istruzioni molto dettagliato e una busta contenente un set di eliche di ricambio, il cacciavite per la manutenzione, il cavetto USB per la ricarica della batteria. Il Tarantula Spider ha un interasse motore di 20 cm, monta eliche da 12 cm e la trasmissione avviene tramite coppia di ingranaggi. È presente un tasto on-off per l'accensione del drone. Nella parte inferiore per ogni braccio sono installati 4 LED, 2 rossi nella parte frontale e 2 verdi nella parte posteriore. Qui sotto è presente un connettore che serve per l'installazione di un'eventuale camera gestibile da remoto tramite radio, che permette di effettuare foto e video. Il vano batteria porta una S da 3,7 volt, 300 mAh, e lo spazio all'interno permette anche l'installazione eventualmente di una batteria leggermente più grande, anche una 500 mAh, senza pregiudicare le capacità di volo del mezzo, che risulta in questa configurazione molto molto veloce e potente. L'installazione del carrello è molto semplice ed avviene tramite questi due fori presenti nella parte inferiore. Per quanto riguarda l'installazione invece dei paraeliche, anche qui si utilizzano due fori presenti nella struttura del drone ad incastro, prima uno poi l'altro, e il tutto poi viene fissato nella parte inferiore tramite una vite presente all'interno del sacchettino. La vite viene inserita qui e il paraeliche è così montato. La radio del Tarantula Spider è una 2,4 GHz. Non è presente nessun display, ma comunque l'utilizzo è molto semplice. Oltre agli stick di controllo del quadricottero, sono presenti i tasti di trim 1, 2 e 3. Questo quarto tasto invece permette di gestire la telecamera da remoto. Schiacciando verso l'alto viene effettuata la foto, schiacciando verso il basso viene avviata o fermata la registrazione video. È presente poi un tasto di on e off. Sulla parte superiore ci sono quattro tasti. Il primo tasto permette di selezionare la modalità di volo in slow, medium e height, mentre il secondo tasto permette di accendere o spegnere le luci. Il terzo tasto, se premuto una volta, attiva la funzionalità headless mode, mentre se tenuto premuto per più secondi viene attivata la modalità return to home. L'ultimo tasto è il tasto 3D, che permette di effettuare evoluzioni con il quadricottero.
Nel lato inferiore è presente il vano batterie, sono installate quattro batterie stilo tipo AA da 1,5 volt. In conclusione, il Tarantula Spider permette con un prezzo contenuto di divertirsi veramente. La cosa che mi ha impressionato è stata la stabilità di volo, preciso e lineare anche con brezza. Lo Yav è veramente il pezzo forte. Molti modelli similari peccano in questo tipo di risposta con un Yav lento, ma questo invece va veramente forte. Con la terza modalità, quella più alta, il quadricottero gira su se stesso in modo impressionante. E per quanto riguarda la risposta dell'accelerometro per riportare il mezzo livellato, questa non è brusca, ha tutto vantaggio di un volo fluido. Anche la potenza dei motori è ottima e permette di utilizzare batterie più grosse, come una 500 mAh, per aumentare ancora la durata del volo. Ricordo che il quadricottero è acquistabile su www.gearbest.com. Che dire, non resta che portarlo in volo e divertirsi.